Potrebbe accendere la TV che sta per iniziare sotto la zuppa, per cortesia. Se si tratta di un festival rock, ci sono delle regole. Regole? Ma quali regole? L'unica cosa da guardare è sotto la zuppa. Mi dispiace, ma le regole dell'istituto proibiscono la visione dei festival rock. Il sotto la zuppa non è un semplice festival rock. È di più, molto di più. E ci sarà sicuramente un canale che lo trasmette. Per cui io pretendo ed esigo che lei accenda la TV. Dai, muoviti. Muoviti. Ma io voglio guardare la televisione. No, no, hai un lavoro da fare, no? Forza. Sono dico. Bella mia scusa. Una folla oceanica ha invaso i prati dell'Alto Primiero. Si stimano almeno 1,5 milioni di persone. I cantanti stanno per fare la loro apparizione sul palco, scendendo direttamente con il parapendio e lo centrano! No, non è un effetto speciale, sono proprio loro, i tre allegri ragazzi morti, i ministri e tutti gli altri! Che spettacolo, ragazzi, ed è solo l'inizio! Signori, Woodstock è un ricordo sbiadito! Sulle prime note del concerto, i ragazzi della Guast invitano tutti ad accendere 1,5 milioni di accendini! L'accensione simultanea all'unisono dovrà illuminare a giorno le pale di San Martino. 3, 2, 1, ce la fanno! Ce l'hanno fatta! Mai vista una cosa del genere, signori! E tra 20 anni potremo dire io c'ero, io l'ho visto! Si ripete l'esperimento, si chiudono gli accendini, si riaccendono e ce la fanno di nuovo! Signori, basta, smettetela, non c'è nessun festival rock. Mamma, che ti ha visto la televisione? Addirittura in diretta. Ma qua te la piana? Allora, o che ti ho scherzato, o che ti da fuori de mat. Oh, fuck.